La ringrazio. Buonasera, benvenuti al secondo appuntamento. E questo è il secondo appuntamento con il premio Francesco Mazzoni e Leggere Dante 2008, organizzati dalla Società Dantesca Italiana in collaborazione con l'Ente Teatrale Italiano, che ci ospita come sempre al Teatro della Pergola, l'Università degli Studi di Firenze nel suo Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo e Rinascimento Digitale. Il premio Francesco Mazzoni nasce come riconoscimento a grandi interpreti del teatro italiano, attori e attrici dai percorsi diversi, dalle diverse età e scelte espressive. È un premio consegnato nel nome di quella curiosità appassionata con cui Francesco Mazzoni declinava l'idea di una cultura aperta e viva, di cui sono prova queste iniziative teatrali dantesche da lui tanto volute, seguite e onorate. Dopo la premiazione di Toni Servillo il 29 febbraio scorso e in attesa di accogliere Anna Bonaiuto il 3 aprile e Giulia Lazzarini il 15 aprile, oggi il riconoscimento viene consegnato a Gabriele Lavia. Grazie. Scusate se ho fatto un gesto ecclesiastico, un gesto da papa, eh? Ancora non sono papa, mi sto allenando però, sto studiando e la prossima volta verrò qui in abito pontificale. Ecco. Che devo dire? Tocca a me? No, tocca a lei. Non ancora. Il comitato scientifico del premio Francesco Mazzoni, composto da Siro Ferrone, Renzo Guardenti, Stefano Massini, Stefano Mazzoni e Riccardo Ventrella, ha assegnato il riconoscimento con la seguente motivazione. Gabriele Lavia, regista e interprete, mantiene intatta in questo binomio la cifra stilistica di un essere inquieto, spregiudicato e per molti aspetti rivoluzionario. È capace di affrontare drammaturgie diverse con letture registiche dotate di un formidabile segno personale, riconoscibilissimo per le tinte frequentemente cupe, i contorni foschi. Uno spietato scandaglio, insomma, fra le patologie dell'uomo contemporaneo. Al suo esordio nel 1963 è giovanissimo e già si segnala in spettacoli come Edipo Re di Sofocle, Teatro della Scala 1969, e Re Lear di Shakespeare, con la regia di Giorgio Streller, Piccolo Teatro di Milano, 1973. Il suo debutto come regista risale invece al 1975, con Otello, di Shakespeare. Di Lavia, attento sempre alla grande drammaturgia classica, sarebbe impossibile elencare tutti i lavori e le pregevoli regie, ma sintetizzando con rammarico, si ricordano tra i numerosi allestimenti i suoi lavori su Strindberg, da Il padre nel 1976 fino a Il pellicano, Delitto e delitto negli anni 80, La signorina Julie negli anni 92-93, e il lungo iterato percorso sull'amato Shakespeare, dal celeberrimo Amleto nel 1978 a Tito Andronico, Macbeth, Riccardo III, Otello e Misura per misura. Ma non basta, il teatro di Lavia è anche Kleist, Chekhov, Schiller, Alfieri e Diderot, prima nel 76 e poi nel 91. È infine Molière, dall'avaro al misantropo, e ancora Dostoevsky, terreno prediletto da un innato investigatore di sottosuoli dell'anima. E se è vero che la drammaturgia classica come spazio di investigazione e di fascinazione è prediletta, Lavia mostra comunque il suo passionale senso del teatro come genere espressivo totale e non a caso dedica spazio anche a nuove moderne scritture come quelle anglosassone di Harewood e Frayn, passando per Il diavolo e il buon Dio di Jean-Paul Sartre, affronta sfide coraggiose come La storia immortale insieme a Carlo Cecchi, Chi ha paura di Virginia Woolf con Mariangela Melato e uno speculare Bergman, in cui appunto si rispecchia, con scene da un matrimonio e dopo la prova. Più volte a capo di grandi teatri pubblici, alla cui guida ha mostrato un vivace senso di attualità lontano dal ripiegamento in comuni involucri prevedibili, Gabriele Lavia può serenamente essere definito uomo di teatro, anche nel contatto con gli altri generi che ha lungamente e con successo praticato, dalla regia cinematografica a quella lirica. Ecco dunque il segno inequivocabile di una passione teatrale autentica e di una forte, geniale urgenza espressiva.
Grazie, troppo buoni. Manca soltanto si spense serenamente. È una storia, no? Chiamo a consegnare... Le sue ossa riposano. È l'emozione. Chiamo a consegnare il premio il presidente della Società Dantesca Italiana, professore Enrico Ghidetti. Voci per il poeta, premio Francesco Mazzoni a Gabriele Lavia, Firenze 2008. E c'è anche una medaglietta sopra dove c'è il celeberrimo profilo di Dante Alighieri, dove c'è scritto inciso Lectura Dantis. Ecco. Questa è la più bella edizione europea della Divina Commedia. Questo è un bellissimo regalo. La per là ho pensato che fossero degli euro messi. Invece molto. Però ci si può, sì. Questa deve essere bellissima. C'ho tantissime Divine Commedie a casa, ma questa non ce l'ho. E questa è la medaglia d'oro della società il Dante. Ah, beh, bellissima. Che le spetta di dire. Grazie, grazie. Sono veramente commosso. È il più bel premio che abbia mai preso. Questo è un bellissimo regalo. Adesso io cosa devo fare? Devo leggere. Credo di sì. C'è scritto Lectura Dantis e dunque mi tocca leggere. Io sistemo. Adesso, come tradizione di leggere Dante, lascio la parola al professor Riccardo Bruscagli per un'introduzione alla lettura dantesca di oggi, il cui tema è le donne di Dante. Vi ricordo che non è permesso tenere accesi i telefoni cellulari in sala, registrare video o scattare foto. Buonasera. Per tutta la sua vita e per tutta la sua carriera letteraria, Dante si sforza di farci credere che per lui una sola donna ha contato veramente. Beatrice, la gentilissima, la benedetta, la gloriosa donna, come Dante dice, della mia mente. Ma sia nella Vita Nova sia nelle rime, molte altre presenze femminili affiorano in gara più o meno aperta con Beatrice. Sintomo di una curiosità sentimentale, di una sensibilità verso l'universo del femminile che la Divina Commedia sigillerà in alcune delle sue figure più memorabili. Ed è a queste donne, a queste altre donne presenti nella vita di Dante che sono dedicate le letture di questa sera. Le altre, certo, non hanno vita facile nella poesia dantesca. Entro l'intelaiatura autobiografica della Vita Nova, che è quanto dire entro l'artificiata ricostruzione di sé in cui consiste ogni autobiografia, Dante disciplina con rigore il rapporto fra la dominanza della gentilissima e la seduzione sviante di altre presenze femminili. Non nasconde, anzi, talvolta drammatizza la competizione tra Beatrice e le altre, a patto però di tutto ricondurre con ferma mano al finale trionfo della donna della salute. Così è, innanzitutto, per le due successive donne dello schermo, creature che nel racconto della Vita Nova si prestano ignare ad un'azione di utile depistaggio, mantenendo celata l'identità del vero oggetto d'amore di Dante. Tuttavia non si pecca di malignità se ci si spinge a leggere il celebre episodio come la manipolazione postuma di una effettiva attrazione di Dante per donne diverse da Beatrice. Ne si andrà molto lontano dal vero se si vedrà nello sdegno della gentilissima per i pettegolezzi che accompagnano la seconda donna dello schermo non soltanto una delicatezza morale mortalmente offesa, ma anche il dispetto della donna che non tollera e non concede distrazioni al suo fedele d'amore.
Ancora più vistoso sintomo di tentazione rientrata l'episodio della donna gentile o donna pietosa, come la si voglia chiamare. Siamo, ricorderete, dopo la morte di Beatrice, quando il pianto inconsolabile di Dante attira l'attenzione di una gentil donna giovane e bella molto, che da una finestra segue, apparentemente con partecipe emozione, il travagliare del poeta in lutto. È un episodio di grana psicologica assai fine, il pianto per la perdita di Beatrice che diventa involontariamente motivo di interesse per un'altra donna, Dante commosso dalla di lei commozione, Dante che si accorge via via con crescente rimorso che le sue lacrime per la gentilissima ormai non sono più tanto spontanee, ma rischiano di essere sollecitate proprio per attirare l'attenzione pietosa dell'altra donna, sino al franco affacciarsi, come sentiremo nel sonetto Gentil pensiero che parla di voi, della possibilità di un altro amore, di chiudere la stagione di Beatrice, elaborare il lutto, come diremmo noi oggi, archiviare la giovinezza, inaugurare un nuovo tempo del cuore e dei sentimenti. Come sappiamo, non andrà a finire così. Implacabile, Beatrice ritorna in sogno, in una forte immaginazione, come dice Dante, a riconfermare la sua signoria. Non a caso, ella appare in questa visione finale come la fanciulletta di 9 anni vestita di drappo sanguigno su cui si era aperta la vita nuova. Il cerchio si chiude e la nuova stagione che si apre oltre il libello non potrà che riconfermare su un piano ancora più alto la devozione di Dante alla sua unica donna, per la quale egli promette, come ricorderemo, di dicer quello che mai non fu detto da alcuna. Respinta nella marginalità della devianza sentimentale, la donna gentile o pietosa dovrà subire una umiliazione ulteriore, come sappiamo, nelle pagine del convivio. Quelle celebri pagine in cui il poeta la vorrà interpretare a posteriori non come donna concreta in carne ed ossa, ma come allegoria della filosofia in cui egli avrebbe trovato consolazione dopo la perdita di Beatrice. Ma fuori dal disegno esigente della vita nuova, le altre donne della poesia di Dante sembrano respirare meglio, di libera vita propria. Le rime, libro accumulativo e sperimentale, deposito delle stagioni varie e diverse dello stile e dell'esistenza del poeta, vedono affiorare così volti e profili di donne varie fra di loro e che guardano anche a virtualità di sviluppo letterario diverse dal puro stil novo. Ecco la ritrosa alpigiana della canzone montanina, ecco la pargoletta o giovinetta che si prende per sé almeno 3 poesie delle rime, ecco l'Isetta che, come scrive Dante, passa baldanzosamente nella mente del poeta, ecco la Fioretta della ballata che ascolteremo per una ghirlandetta, ecco Violetta dell'incantevole De Violetta che è in ombra d'amore, presenze leggere e vaganti che incedono al ritmo di danza, talvolta proprio accompagnate dalla notizia dell'intonazione musicale di qualche cantore, presenze che si intrecciano a lievi sfondi floreali e che impegnano col poeta ridenti scherme amorose. Donne, anzi fanciulle, pargolette, che guardano verso Lorenzo e il poliziano e forse ancora più avanti verso qualche adolescente astata, imprendibile nella sua grazia della poesia novecentesca. Non c'è da stupirsi se Beatrice, al culmine del purgatorio, nella sua aspra requisitoria delle deviazioni e delle corruzioni morali di Dante, citerà proprio una pargoletta quale sua rivale, che davvero la splendida gravitas stil novista di Beatrice non trova nelle rime antagonista più da lei lontana e quindi più pericolosa. A parte, in ben diversa e distinta temperie formale e psicologica, sta l'episodio della Donna Pietra, 4 canzoni di stile aspro in cui si versa l'ossessione erotica per una donna refrattaria, una donna pietra appunto, espugnabile solo con la forza. La canzone che sentiremo, Amor, tu vedi ben che questa donna, è la più ardua delle pietrose, incisa in una forma metrica rara, mai più tentata da Dante, e qualche critico ha commentato meno male, ma di cui il poeta sembra particolarmente orgoglioso, come si vede nel congedo quando, rivolgendosi alla canzone stessa, proclama la novità che per tua forma luce. È una canzone sestina,
di 5 strofe, di 12 versi ciascuna, 6 più 6, con uno schema di parole e rima che invece della retrogradazio consueta nella Sestina classica segue un disegno per così dire addensante. 6 parole rima, anche qui, ma ribaltate e ribattute diversamente nei due tempi della strofa, in maniera che stanza per stanza il sistema giri intorno ad una parola rima dominante. Donna, in successione, pietra, freddo, luce, tempo. Ne risulta non tanto il giro da lanterna magica della Sestina classica, ma piuttosto un martellamento lessicale, un addensarsi soffocante dei lemmi. In ogni strofa la parola rima dominante torna 6 volte e 2 volte in coppie consecutive. È stato osservato che Dante stesso, nel De Vulgari Eloquentia, ebbe a sua volta ad osservare che la repercussio, ovvero il ribattere contiguo delle medesime rime, finisce sempre, traduco, col togliere qualcosa al pensiero. Insomma, ovvero che l'eccesso di bravura formale può andare a scapito del senso. Pure non si saprebbe ridurre Amor tu vedi ben ad un puro esercizio di stile. L'immagine della donna crudele, pietra è la stessa, e dotata del potere meduseo di impietrare l'amante, non si lega qui, come nel linguaggio poetico corrente e in qualche luogo anche di queste stesse Petrose, al motivo della passione come fuoco, incendio, fiamma divorante, ma quella del freddo, dell'inverno, del ghiaccio che si fa cristallo, della sottrazione di calore e di vita. Sullo sfondo certo la donna del Cavalcanti che impietra e distrugge ogni valore vitale, ma in prospettiva forse il ghiaccio infernale del Cocito, dove non più soltanto la crudeltà amorosa, ma il disamore assoluto si calerà in un paesaggio di gelido cristallo. Nella Divina Commedia si è detto questa folta attenzione per il femminile torna declinata in figure fra le più memorabili e care anche al lettore comune. Poche, tuttavia, non sono molte le donne che nella commedia prendono la parola. All'inferno Francesca, in purgatorio Sapia l'invidiosa e Pia de Tolomei, in paradiso Piccarda, Cunizza da Romano. A guardarle da vicino, le storie di queste donne, o almeno di Francesca, della Pia, di Piccarda, appaiono avvinte da un conturbante motivo conduttore. Sono storie di donne violate, di vittime della brutalità o della prepotenza maschile. È vero che Francesca, approfittando del breve intervallo della bufera infernal, mentre che il vento come fa si tace, sembra voler eclissare la trista memoria del fatto di cronaca nera di cui era stata protagonista, richiamando le belle leggi dell'amor cortese, amor cal cor gentil, ratto s'apprende e via. Ma la sua autodifesa si apre il varco fra due note di sangue, noi che tignemmo il mondo di sanguigno al momento dell'autopresentazione. E alla fine Caina attende che a vita si spense, la menzione dell'uxoricidio e fratricidio su cui si era chiusa la sua favola bella. E forse la violenza consumata su Francesca non si ferma qui. Forse, un poco arrischiando, potremmo trovare singolare che della coppia sia la donna a parlare, appropriandosi di un codice amoroso, di produzione e di senso così tipicamente maschile, quell'amore cortese in cui la donna non è che proiezione del desiderio dell'amante, in cui la donna non ha letteralmente voce, e forse è anche per questo che Francesca quel codice lo cita così male, appiccicando memorie stilnoviste e principi d'arte amatoria ben carnale, come se ripetesse parole non sue, come se citasse un discorso altrui di cui lei, donna, può appropriarsi solo incautamente e sbagliando. Vittima Francesca e vittima la Pia, sia pure chiusa in un pudore che riduce la menzione della violenza a un verso solo, Siena mi fe, disfecemi Maremma, che per di più sostituisce al marito carnefice la mera citazione del luogo del suo sacrificio. Salsi, disse la Pia, ovvero lo sa bene cosa fu di lei lo sposo responsabile della sua fine. E similmente si esprime in paradiso, come sentiremo, Piccarda Donati, iddio si sa qual poi mia vita fusi. La reticenza consegna in mani altrui, nell'uno e nell'altro caso, la memoria del proprio dolore ed ogni possibile scoria di risentimento.
Ma anche la storia di Piccarda, pur nella luce del primo astro di Paradiso, è una storia di violenza e di sopraffazione maschile, anzi forse la più esplicita delle tre di cui si sta parlando. Piccarda Donati, sorella di Forese, l'amico di Dante, e di Corso Donati, il facinoroso capo di Parte Nera, rappresenta il risvolto privato femminile della feroce lotta partigiana così spesso evocata nella commedia. Nella sua decisione, già giovinetta, di chiudersi nel velo delle Clarisse, nel rimpianto della dolce chiostra, cioè della pace conventuale a cui la strappa la ragion di parte per costringerla ad un matrimonio non voluto e subito come uno stupro, nella delicata menzione degli uomini a mal più che a bene usi, che la forzarono a mancare ai suoi voti ed erano i fratelli, gli uomini della sua famiglia, si legge il disgusto per la vita di sangue e di risse del clan e della città, il tentativo di sottrarvisi nella sequela luminosa di Santa Chiara e poi il dover piegare il capo e il dover rientrare riluttante in quel mondo brutale. Malmaritate, assassinate, violate, le donne della commedia compongono dunque l'altra faccia del mondo feroce che Dante rivive, ma più spesso al maschile, nel suo viaggio oltramondano. Per le donne questa ferocia, peraltro, ha un compenso e una sublimazione, in Beatrice naturalmente, nel cui spirituale dominio sembra riscattarsi il destino sacrificato delle altre donne dantesche, e finalmente e definitivamente in Maria. È Maria l'ultimo personaggio femminile della commedia, a cui San Bernardo rivolge la celebre preghiera che varrà a Dante l'ultima visione, Vergine Madre, figlia di tuo figlio. La preghiera del grande filosofo mistico incomincia come una dossologia, una lode, che ricapitola per mezzo di ossimori vertiginosi secoli interi di teologia mariana. Ma l'acme teologico si scioglie subito in una calda e accogliente immagine di maternità. Nel ventre tuo si riaccese l'amore per lo cui caldo è germinato questo fiore. E Maria si umanizza subito in figura di madre benigna finché la preghiera ascende alla raccomandazione individua, or questi supplica a te per grazia. C'è un delicato gioco delle parti al culmine del Paradiso e del poema fra questa Maria, madre di Dio, ma presto traslata in donna d'affetti e di materne premure, e Beatrice. Da sempre, fino dalla Vita Nova, Beatrice è stata, diciamo, il terreno avatar di Maria, donna di salvezza, sempre donna che salva col suo saluto, si potrebbe osservare curiosamente che Beatrice salva salutando e Maria annunziata essendo salutata. E poco prima della preghiera di San Bernardo, il congedo fra Dante e Beatrice aveva visto il poeta rivolgere alla sua donna la sua personale preghiera: «O donna in cui la mia speranza vise, tu mai di servo tratto a libertate», quasi un'anticipazione di quella del grande mistico a Maria. E Beatrice, nel gesto di ricevere intenta dall'alto del suo scranno celeste l'omaggio del suo devoto, per poi rivolgere lo sguardo all'eterna fontana della luce divina, aveva già anticipato la movenza con cui Maria, accolta la preghiera di Bernardo, volgerà i suoi lumi per intercessione all'eterno lume di Dio. Beatrice, dunque, come figura e anticipazione di Maria, o anche Maria che invera Beatrice e perfeziona il rapporto di Dante col femminile in una luce estatica di Paradiso, che è quanto dire più familiarmente che anche Dante, come tutti gli innamorati, aveva sempre visto nella sua donna una Madonna. Ecco, adesso io... Grazie. Grazie. Adesso io devo leggere, poiché trattasi di una lettura, e quindi devo leggere queste poesie che sono molto difficili. Veramente è molto difficile leggere Dante, almeno per me. Perché in genere... Perché si è fatto tutto questo buio all'improvviso? Mi dà l'idea che devo fare qualcosa di molto importante. Perché in genere
L'attore italiano, e quindi anch'io, e forse io più degli altri, chissà perché abbiamo con la lettura un rapporto vagamente neoclassico ottocentesco. Non sappiamo bene che cosa sia il neoclassicismo o l'ottocentesco, però nella dizione si cade nella trappola, e quindi ci cadrò pure stasera, altrimenti non sarebbe una trappola, di un certo modo dell'enfasi. Non che l'enfasi sia qualcosa di negativo, perché l'enfasi è indispensabile, ma un certo modo che ha a che vedere con un certo suono, all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortai. Ecco, lì siamo in un periodo neoclassico puro, confortate di pianto, forse, eccetera, eccetera. Qui invece ci troviamo in una asciuttezza e nello stesso tempo in un mondo così rivoluzionario e nuovo, perché era dolce, era uno stile, ma era anche nuovo. E quindi non riuscirò neanche a far capire che è finita la poesia, quindi non vi dovete sentire in obbligo di fare un applauso. Anzi, facciamolo alla fine, se mai. È meglio. Dalle rime. Perché ti vedi giovinetta e bella, tanto che svegli nella mente amore, presai orgoglio e durezza nel cuore. Orgogliosa sei fatta e per me dura, po' che d'ancider me lasso ti prove. Credo che il facci per esser sicura, se la virtù d'amore a morte muove. Ma perché preso più ch'altro mi trove, non hai rispetto alcun del mio dolore. Possi tu spermentar lo suo valore. Questa è più famosa. Per una ghirlandetta chi vidi mi farà sospirare ogni fiore. Io vidi a voi donna portare ghirlandetta di fior gentile, e sovra lei vidi volare un angiolel d'amore umile, e il suo cantar sottile dicea chi mi vedrà lauderà il mio Signore. Se io sarò là dove sia, fioretta mia bella a sentire, allor dirò la donna mia che porti in testa i miei sospire. Ma per crescer disire la mia donna verrà coronata d'amore. Le parolette mie novelle, che di fiori fattan ballata per leggiadrie, ci hanno toltelle una vesta ch'altrui fu data. Però siate pregata, qual uom la canterà, che li facciate onore. De violette, che in ombra d'amore negli occhi miei sì subito apparisti, aggi pietà del cor che tu feristi, che spera in te e disiando more. Tu, violetta,
in forma più che umana, fuoco mettesti dentro in la mia mente col tuo piacer ch'io vidi. Poi con atto di spirito cocente creasti spene che in parte mi sana, là dove tu mi ridi. Beh, non guardare, perché a lei mi fidi, ma drizza gli occhi al gran disio che m'arde, che mille donne già per esser tarde sentita in pena dell'altrui dolore. Questa è la poesia della donna pietra. Bellissima. Non sono d'accordo con quel critico di cui parlava il professore. Non so chi fosse, un pazzo presumo. Sentite che meraviglia. Amor, tu vedi ben che questa donna la tua vertù non cura in alcun tempo, che suol dell'altre belle farsi donna, e poi s'accorse che l'era mia donna, per lo tuo raggio ch'al volto mi luce, d'ogni crudelità si fece donna, sì che non par che l'abbia cuor di donna, ma di qual fiera là d'amor più freddo, che per lo tempo caldo e per lo freddo mi fa sembiante pur come una donna che fosse fatta d'una bella pietra per man di quei che men tagliasse in pietra, ed io che son costante più che pietra in ubbidirti per bieltà di donna porto nascosto il colpo della pietra con la qual tu mi desti come a pietra che t'avesse noiato lungo tempo tal che mandò al cuore, ov'io son pietra e mai non si scoperse alcuna pietra o da splendor di sole o da sua luce che tanta avesse né virtù né luce che mi potesse atar da questa pietra, sicch'ella non mi meni col suo freddo colà dov'io sarò di morte freddo. Signor, tu sai che per algente freddo l'acqua diventa cristallina pietra là sotto tramontana, ov'è il gran freddo e l'aere sempre in elemento freddo vi si converte, sì che l'acqua è donna in quella parte per cagion del freddo, così dinanzi dal sembiante freddo mi ghiaccia sopra il sangue d'ogni tempo e quel pensiero che m'accorcia il tempo mi si converte tutto in corpo freddo che m'esce poi per mezzo della luce là onde entrò la dispietata luce. In lei s'accoglie d'ogni bieltà luce, così di tutta crudeltate il freddo li corre al cuore ove non va tua luce, perché negli occhi si bella mi luce quando la miro, ch'io la veggio in pietra o in ogni altro ov'io volga la luce. Degli occhi suoi mi vien la dolce luce che mi fa non caler d'ogni altra donna, così foss'ella più pietosa donna ver me che chiamo di notte e di luce solo per lei servire e luogo e tempo, né per altro disio viver gran tempo, però vertù che sè prima del tempo, prima che moto o che sensibil luce increscati di me così in mal tempo. Entrale in cuore, omai, che ben n'è tempo, sì che per te se n'esca fuori il freddo che non mi lascia aver com'altri tempo, che se mi giunge lo tuo forte
parte, tempo, in tale stato, questa gentil pietra mi vedrà coricare in poca pietra per non levarmi se non dopo il tempo, quando vedrò se mai fu bella donna nel mondo come questa acerba donna. Canzone io porto nella mente donna tal che con tutto ch'ella mi sia pietra mi dà baldanza, onde ogni uom mi par freddo, sicch'io ardisco a far per questo freddo la novità che per tua forma luce, che non fu mai pensata in alcun tempo. Gentil pensiero che parla di voi, sem vene a dimorar meco sovente, e ragiona d'amor sì dolcemente, che face consentir lo cor in lui. L'anima dice al cor: chi è costui che vene a consolar la nostra mente? Ed è la sua virtù tanto possente ch'altro pensier non lascia star con noi? Ei le risponde: oi anima pensosa, questi è uno spiritel novo d'amore che reca innanzi me li suoi disiri, e la sua vita e tutto il suo valore, mosse dagli occhi di quella pietosa che si turbava dei nostri martiri. Ora invece, il canto quinto della Divina Commedia, lo riconoscerete sicuramente. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove è Dido, a noi venendo per l'aere maligno. Si forte fu l'affettuoso grido: o animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui per la tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso, di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace co seguaci sui. Amor, al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina, attende, chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte, quando io intesi quelle anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, che il mio poeta mi disse: che pense, quando rispuosi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca,
Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi al tempo dei dolci sospiri a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri, e quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante, mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse e caddi come corpo morto cade. Il paradiso, Piccarda, o ben creato spirito che arrai di vita eterna la dolcezza senti che non gustata non s'intende mai, grazioso mi fia se mi contenti del nome tuo e della vostra sorte, ond'ella pronta e con gli occhi ridenti la nostra carità non serra porte a giusta voglia, se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte. Io fui nel mondo vergine sorella, e se la mente tua ben se riguarda, non mi ticelerà l'esser più bella, ma riconoscerai chi son Piccarda, che posta qui con questi altri beati, beata sono in la spera più tarda. Perfetta vita ed alto merto in ciela, donna più su, mi disse, alla cui norma nel vostro mondo giù si veste e vela, perché fino al morir si vegghi e dorma con quello sposo che ogni voto accetta, che caritate al suo piacer conforma. Dal mondo per seguir la giovinetta fuggimi e nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta. Uomini poi a mal più che bene usi fuor mi rapiron della dolce chiostra. Iddio si sa qual poi mia vita fusi, e quest'altro splendor che ti si mostra dalla mia destra parte, che
s'accende di tutto il lume della spera nostra, ciò che io dico di me, di sé intende. Sorella fu, e così le fu tolta, di capo l'ombra delle sacre bende, ma poi che pur al mondo fu rivolta contro suo grado e contra buona usanza, non fu dal vel del cor già mai disciolta. Quest'è la luce della gran costanza, che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza. Così parlommi e poi cominciò Ave Maria cantando e cantando vanio, come per acqua cupa cosa grave. Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore, cui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso intra mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, tua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità pur non soccorre a chi domanda ma molte fiate, liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute, ed io che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi, vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Grazie, grazie. Grazie.
pure le rose. Grazie, grazie, siete molto gentili. Grazie, grazie. Grazie. Lo giorno se n'andava e l'aer bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro, ed io sol uno m'apparecchiava a sostener la guerra sia del cammino e sia della pietade che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente, che vedesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. I cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, eccetera, eccetera, eccetera.